Matteo Villa è il nuovo coordinatore provinciale di Bergamo per i giovani padani. Quali obiettivi volete raggiungere? Il primo obiettivo è essere pronti, belli preparati per le amministrative. E questo è un obiettivo piccolo e concreto. Secondo obiettivo, aumentare la partecipazione dei giovani ai gruppi provinciali. E terzo obiettivo è quello più grande, il nostro sogno, è quello dell'indipendenza della nostra terra. No, ovviamente non ce la possiamo fare da soli, però insieme a questa grande famiglia che è la Lega andremo a raggiungere anche quello. I giovani non amano molto la politica in questo periodo. Come pensi di avvicinare un giovane come te in questo momento magari di disamore verso appunto il Parlamento e i politici? Beh, molto facile, lo si vede dai discorsi che hanno fatto tutti i nostri consiglieri regionali, i nostri senatori onorevoli stasera. La politica non è tutta uguale perché c'è chi parla, c'è chi disfa e c'è chi fa. Noi non siamo certamente di chi parla vuoto e chi disfa. In Regione Lombardia stiamo facendo tante cose, mentre Roma, come ho detto io, durante il discorso taglia e toglie il diritto allo studio agli studenti. C'è chi investe la Regione Lombardia in borse di studio per i tirocini e c'è chi crede nel futuro dei giovani anche per le nuove imprese che hanno zero IRAP. Quindi portando ai giovani quello che noi come Lega nelle nostre istituzioni stiamo facendo e portandoli a conoscenza di quello che fanno gli altri, di cosa facciamo per lottare, sicuramente potranno avvicinarsi in maniera molto facile.